tutte e due, perché comunque già se subisci pochi gol vuol dire che di partite probabilmente ne perderai poche. Però sicuramente è un mix giusto per vincere i campionati, perché comunque penso che la difesa sia importante, ma per il fatto anche che è difficile fare tre gol a partita, quindi c'erano delle partite, ci sono state e ci saranno ancora, dove comunque troveremo squadre che si chiuderanno dietro, che ti daranno pochi spazi, dove fai fatica probabilmente anche a fargli male, avrai poche occasioni, dovrai sfruttare quelle, quindi dietro bisognerà stare sempre attenti per cercare di subire meno gol possibili. Questa pausa invece a cosa è servita? A recuperare l'infortunio, la rivalità del batterino? No, è servita sicuramente sia a recuperare gli infortunati che a ricaricare le batterie, che anche a mettere anche un pochino di benzina per questo sprint finale. Prima della sosta abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato tanto la settimana scorsa per, come ti dicevo, per mettere benzina per queste ultime quattro partite prima della sosta. Al triplice fischio di Trapani Catania che hai pensato? Niente. Sappiamo che sono due squadre attrezzate, sappiamo che sono due squadre importanti con dei giocatori importanti e che come già comunque avevo anche detto in passato daranno sempre sicuramente battaglia fino all'ultimo. Penso che questa partita ha dimostrato che non c'è mai la sicurezza di un risultato piuttosto che di un altro. E dobbiamo stare ancora più attenti, ancora più cattivi, perché sappiamo che oltre al Catania c'è anche il Trapani, che comunque è una squadra che lotterà fino alla fine. Lo snodo del campionato sembra essere proprio tra fine anno e poi dopo la sosta, la partita col Catania. Purtroppo c'è questa lunga sosta. Avessi preferito giocare consecutivamente queste due partite? Secondo me non è una cosa che cambia molto, tanto prima o poi tu te le devi incontrare, quindi come c'è la sosta per noi c'è la sosta anche per loro, quindi non penso che quella sia la cosa che può fare la differenza. Tornando un attimo al discorso di Carmen, ti vuole subito, quindi che Lecce non è una squadra che punta a vincere il campionato, abbia subito un po' troppo in questa prima parte del campionato, o comunque ci sta, visto che comunque l'atteggiamento di una squadra positiva che poi si viene da. No, ma guarda, io credo che a livello difensivo, penso perché conosco i ragazzi, comunque li vedo tutti i giorni, penso che possiamo ancora migliorare, ma non solo anche a livello difensivo, ma sotto tutti i punti di vista. È una squadra veramente, veramente forte, un gruppo forte che ha ancora secondo me dei margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista. Quindi noi lavoriamo forte in campo tutti i giorni per migliorarci ancora di più, per riuscire a fare ancora meglio. Invece tu personalmente sei soddisfatto di questo primo spazio di campionato? A livello collettivo sicuramente bisogna essere soddisfatti, perché penso che stiamo facendo un campionato veramente importante. E per quanto riguarda a livello prettamente personale, non, non, io non, non, non mi
Diciamo che sono uno che non è mai contento di se stesso, cerca sempre di fare meglio, cerca sempre di capire dopo le partite le cose fatte bene, le cose fatte meno bene. Quindi anche sotto il livello di video delle partite, di analisi. Con mister Sassanelli e con mister Liverani cerco sempre di capire le cose che posso far meglio, di cercare pelo nell'uovo. Penso che comunque lavorando si può sempre alzare l'asticella e fare sempre qualcosa di più. Quindi io lavoro cercando di migliorare i miei difetti, cercando sempre di cercare di fare qualcosa in più. Che partita sarà quella di Fabiani? Che partita ti aspetti? Sarà una partita difficile perché comunque giochiamo contro una squadra che domenica arriva da una vittoria, da un'ottima vittoria, una squadra comunque difficile dove va in un campo che non è mai stato facile negli anni passati, sarà sicuramente una partita combattuta. Dovremmo stare molto attenti dietro e cercare di fargli male davanti. Senti, la Pallanese quest'anno non ha mai vinto in casa. Questo può essere un punto a vostro favore o sfavore? No, io penso che comunque noi non dobbiamo stare a pensare a fare calcoli piuttosto che pensare agli altri. Penso che noi dobbiamo pensare a andare a Pagani indipendentemente da tutto, a fare la nostra partita per cercare di portare a casa la vittoria. Sinceramente non sapevo questa cosa, ma cambia poco perché una squadra come la nostra, sia in casa che in trasferta, deve cercare di andare e fare la partita ed esprimere sempre il suo gioco. Questi 3 punti di distacco, secondo te, come bisogna interpretarli? Cioè, sono pochi? Vi fa venire comunque l'ansia che dietro c'è sto a questo Catania e si è aggiunto anche il Trapani? No, l'ansia no, ti fa capire che è un campionato difficile, perché comunque in 16 partite hai fatto 15 risultati utili che sono parecchi, però avendo un margine di soli 3 punti ti fa capire che comunque anche le squadre dietro non sanno guardare. Quindi questo ti deve dare la convinzione comunque di aver fatto finora secondo me, un ottimo percorso, ma anche sapere che non puoi mai mollare, che devi sempre cercare di fare qualcosa in più, che devi sempre essere sul pezzo, che devi sempre essere, fra virgolette, un animale. Ti ha sorpreso quello che è accaduto a Benevento l'altro giorno? Brignoli, tu lo conosci. Quando hai visto il gol, che hai pensato? No, io non ho visto subito il gol, ho visto su tutto il mercato web, ho letto il tabellino, ho letto Brignoli, ma all'inizio pensavo fosse Brignola, che era un ragazzo poi della primavera che ho visto che era entrato, e invece poi dopo ho guardato bene, era proprio Brignoli, quindi ho detto, cioè all'inizio magari dici incredibile. Tutta la situazione, sai, il Milan che ha appena cambiato allenatore, Benevento non aveva ancora un punto, fa gol il portiere, ha fatto pure un gran gol fra l'altro. E niente, questo ti dimostra che nel calcio tutto è possibile, e forse è bello pure per questo. Ci sei andato vicino qualche volta tu? No, mai, Mai? no, anzi, ho sempre fatto danni quando sono salito. Qualche volta ti ricordiamo se sei salito. Sì. No, no, diciamo che è meglio se mi concentro su Sul fare un ricordo. cercare di non farli prendere i gol che non farli.